Alzare la gamba avanti per alcuni è una cosa impossibile. Oggi vediamo qualche trucchetto. Ciao ragazzi, sono Luisa Signorelli e oggi vi do qualche consiglio su come alzare un pochino di più e un pochino meglio la gamba davanti. Ma prima di iniziare facciamo un piccolo sondaggio molto semplice. Scrivetemi qua nei commenti se per voi è più facile alzare la gamba davanti alla seconda e dietro. Un piccolo esperimento, basta che scrivi avanti se è più facile avanti o seconda dietro se è più facile seconda dietro. Allora cominciamo al parimento. Allora ragazzi, cominciamo con l'aiuto di un rullo. Se non avete il rullo potete usare un altro sostegno, se non avete un altro sostegno sotto mano non fa niente, semplicemente sul pavimento. Io vi faccio vedere col rullo che è un pochino più tosto. Cominciamo con il rullo, con il sostegno sotto le caviglie e allungate la schiena in avanti, mi raccomando, tirate, allungatevi il più possibile, sempre respirando, come vi ho insegnato tante volte, e poi potete piegare e stendere le gambe. Ogni volta che stendete, naturalmente cercate di affondare di più la posizione, mi raccomando. E poi potete mettervi in una sorta di quinta posizione e fare la stessa cosa, sarà un pochino più difficile, ma è l'occasione per prendere il piede e tirarlo su, e poi piegare e stendere il ginocchio. La cosa fondamentale di questo esercizio non è tanto la gamba, ma quanto il sostenere la schiena, sostenere i dorsali, veramente sentire il lavoro dei dorsali. È come se la gamba si alzasse grazie all'opera dei dorsali della schiena, perché non mi stancherò mai di dirlo, è dalla schiena che noi alziamo le gambe. Quindi piegate e stendete, ma pensate veramente alla vostra schiena e poi allungatevi, respirate in avanti e rilassatevi un pochino. Passiamo ora a un altro esercizio. Vedete, in questa posizione mettiamo il rullo dietro la caviglia e poi, vedete, ci sediamo sull'altra gamba e allunghiamo la schiena sulla gamba del rullo, una sorta di posizione quasi da lago dei cigni, se vogliamo. Potete esercitarvi anche in questa posa, con questo esercizio. E veramente, vedete, sono tutti esercizi che tendono a allungare la parte posteriore e alla schiena, naturalmente, e a rinforzare appunto i nostri dorsali, i nostri addominali. Questo è un esercizio dinamico, ogni volta cercate di appropriarvi di più della posizione, di affondarla di più, di sentirla di più, mi raccomando, sempre respirando, sempre in dinamica, sempre cercando di stendere il più possibile i piedi anche, mi raccomando, è tutta una tensione del corpo. E poi proviamo ad andare in spaccata mettendo il rullo sotto la gamba avanti, che vi aiuterà anche ad allungare lo psoas. Ecco, è chiaro che detto così qualcuno potrebbe spaventarsi, ma non è impossibile, è più difficile a dirsi, a descriverlo, che a farsi, perché poi quando lo farete vedrete che è una cosa fattibile, che non succede niente, che insomma potete provarci, credetemi, anche se non avete una spaccata perfetta magari la migliorate. E poi anche un pochino di addominali. Perché gli addominali? Perché attraverso appunto l'uso degli addominali, dei dorsali, dei lombari, sicuramente io riesco a sostenere molto bene la mia gamba in quarta avanti. Quindi dovete farli proprio per acquisire la forza e poter sostenere la posizione. Fateli in varie posizioni, appunto con due gambe, con una gamba, e cercate proprio ogni volta di, diciamo, la pancia deve rientrare dentro, rinforziamo, mi raccomando, non la spingete in fuori, non fate questo errore, perché sennò commettete l'errore opposto. E poi naturalmente, vedete, venite su col bacino e rilassate gli addominali, ecco, li allungate dall'altra parte.
E poi proprio uno stretching, proprio io direi crudele, e veramente prendiamo la gamba, la allunghiamo come se noi fossimo appunto in quarta avanti, sempre piego stendo, e cerco di ruotare e veramente me la porto a me il più possibile. L'altra gamba, voi sapete, deve essere tesa, e le spalle rilassate. Mi raccomando, non mettete tensione nel collo. E naturalmente faccio questa cosa anche dall'altra parte, mi raccomando, perché sennò avrete una gamba altissima, una gamba bassissima. Invece no, ricordatevi che abbiamo tutti un'anca più sciolta dell'altra e dobbiamo lavorare soprattutto quella che ha difficoltà, no? Dobbiamo sempre aiutare coloro che sono in difficoltà, in questo caso la vostra gamba, che è un pochino più debole dell'altra. E poi prendete la gamba, tirate bene, vedete, allungate, anche così piegando e stendendo è molto utile, perché appunto questo lavoro in dinamica alleggerisce proprio il dolore, ma anche insomma vi dà poi in realtà più scioltezza, piegando e stendendo ogni volta, rilassando e poi tirando, sempre destra e sinistra. Mi raccomando di rilassare anche la schiena, perché più la schiena è rilassata, più le gambe veramente possono aprirsi. Ve lo dice una che con la schiena ha qualche difficoltà. E alla fine prendo la gamba, la tiro a me e poi provo a lasciare, a vedere se lì rimane, veramente a sostenerla, come se fossimo in piedi, ma sono al pavimento. Poi la tiro ancora un pochino più a me e provo a sostenerla ancora. E poi faccio una serie di slanci che non possono mai mancare, i nostri slanci al pavimento. Veramente questo tipo di esercizi dà tanta forza, vi dà molta sicurezza poi. E poi provo dall'altra parte, tiro la gamba, tiro, 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 quando sento che sono arrivata al massimo, lascio. E poi lo ritiro ancora un po' di più e provo a lasciare. Posso riuscirci, non riuscirci? Intanto ci provo, intanto alleno il mio corpo, intanto alleno il mio cervello a percepire certe situazioni, comunque ad andare ogni giorno sempre un pochino oltre le mie possibilità attuali. È importante. E poi, vedete, faccio una sorta di sforbiciata, in questo modo anche velocizzo le gambe, che le gambe magari tendono a essere pesanti, invece così no, le alleggerisco. Fatti questi esercizi al pavimento, possiamo spostarci alla sbarra. Alla sbarra ripercorro quello che ho fatto al pavimento, quindi mi allungo davanti, estendo il più possibile, sento la forza anche tra le scapole, veramente mi abbandono verso la gamba. Ricordatevi che non è semplice, che il corpo tira sempre dall'altra parte, a meno che non siate sciolti naturalmente. Poi prendo la mia gamba e la tiro in avanti. Cerco anche qui di piegare e stendere, così sento la pinza del ginocchio, piego, stendo. Questo a me personalmente aiuta tantissimo, questo piegare e stendere. Cerco la quadratura dei fianchi, spalle sopra i fianchi, faccio il mio solito piego, stendo in avanti, cerco di veramente tenere, mantenere la schiena dritta, ruoto la gamba, torno in avanti e lascio. Naturalmente non possono mancare gli slanci. Gli slanci sono un po' la parte più divertente di questo training, no? Perché io lancio, non devo pensare a tante cose. Però attenzione, perché mantenere la quadratura dei fianchi e mantenere soprattutto le spalle abbassate e la schiena dritta non è semplice. Vedete? Questo è il massimo dell'altezza. Ci potete arrivare anche voi, ci vuole come sempre costanza e determinazione. E poi a questo punto prova a fare un développé a 90 gradi e sentire veramente la posizione a 90 gradi com'è, quindi sento se ho la schiena dritta, se ho la quadratura, e provo naturalmente anche dall'altra parte, quindi sento schiena, 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 forza tra le scapole, spalle sopra i fianchi. E poi
provo a fare con plié. Vedete, è più semplice con plié, perché veramente io quasi mi siedo sul mio bacino, mi abbandono e la gamba veramente cade dentro il fianco. Non devo assolutamente per nessun motivo piegare in avanti così, perché mi impedirebbe completamente il movimento, ma devo crescere su, su, cresco, 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 mi allungo e poi veramente vedete, più io sostengo il bacino e meglio è. In buona sostanza, la cosa importante da pensare è veramente questa muscolatura, la scioltezza della gamba e la quadratura dei fianchi, perché se io comincio a storcermi, la gamba andrà forse un pochino più su, ma non è più quel su andrò che a noi interessa, quindi sarà un lavoro completamente inutile. Quindi mettetevi in quinta, in prima posizione, fate passé, sentite proprio questa parte qua e cominciate magari facendo plié, perché con plié veramente questa muscolatura e questo bacino dietro diventano quasi come una conchiglia che vi accoglie, vi sostiene, quindi col plié a mio avviso è un pochino più facile. Quindi fate plié, sentite, sentite questa parte e quasi paradossalmente, vedete, più un pochino vi sedete e la gamba va su, sedete nel senso che sostenete, non sedersi così, ma sostenersi e accogliere la gamba e si riesce a tenere. Col piede è un pochino più facile, un pochino più difficile è quando la gamba è tesa, proprio perché a volte la gamba tende a cedere, quindi la stessa cosa. Sentite bene questo, la pinza di questo ginocchio è importante, è come una pinza, io dico sempre spingere in giù per salire in su, quindi la pinza, cercate di aprire il più possibile, vedete, andrò, partite da qua, è importante partire da qua e pensate alle dita dei piedi che vanno, dita, 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 e fisso la cosa, capito? Chiaramente è una cosa difficile perché si tende un po' a fare questo, un po' a piegare, ma con l'esercizio potete arrivarci. Molte persone lamentano il fatto che sono bloccate perché probabilmente bloccano all'interno del bacino, invece piano piano dovete sostenere da qua e aprire. Riprovate con me, una volta piè, una volta teso. Bene, anche per oggi la lezione è finita. Provate a fare quello che vi indico.
clinico e vedete in un periodo di tempo se funziona. Io penso proprio di sì. Naturalmente, se il video ti è piaciuto, clicca su mi piace, iscriviti e ricordati di azionare la campanella. In questo modo riceverai le notifiche su tutto il materiale che ormai da ben 2 anni pubblichiamo. Quindi andate a vedere gli altri video perché ce ne sono per tutte le esigenze, per le mezze punte, per le punte, per la schiena, per gli addominali, training. Insomma, in questi 2 anni abbiamo fatto un lavoro pazzesco e continueremo a farlo per diffondere la danza. Naturalmente vai anche a visitare i nostri social, i nostri siti web che trovi qua in descrizione. E non perderti, lo dico sempre, la nuovissima piattaforma online, Danza Online Balletex. Lì trovi lezioni complete, dai bambini fino a principianti, intermedi, fino a professionisti. Anche lezioni per amatori e anche lezioni per maschi, tecnica maschile. Quindi c'è una varietà incredibile di video didattici che puoi scaricare e puoi fare in palestra, in sala danza o se hai uno spazio adeguato anche a casa. Noi ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, puntuali alle 14:30 per la premiere di un nuovo entusiasmante tutorial Balletex. Ciao, ciao!